Benvenuto Domenico, come ti senti? Benissimo. Pronto a cominciare? Sicuramente. Nome? Domenico. Quanti anni hai? 35. Da quanti anni sei in politica? 15. Che ruolo ricopri in questo momento? Attualmente consigliere comunale di Indipendenti. Sei di destra o sinistra? Centro. Di che partito? Nessun partito per il momento. Hai mai pensato di passare col Movimento 5 Stelle? Mai. Con la Lega? Mai. Con un altro partito? Per il momento no. Un tuo difetto? La testardaggine. Un tuo pregio? La determinazione nelle scelte. Cosa non sopporti di più nella vita? La falsità. La frase o motto che più ti rappresenta? Facciamo ripartire il futuro. Hai sogni nel cassetto? Quello di conquistare e di ottenere la fiducia dei miei concittadini per guidare la mia comunità. Il tuo film preferito? Il Gladiatore. Hai mai avuto rimpianti? Mai. Pensi di dover modificare qualcosa nella tua attività politica? Sempre, soprattutto gli errori, perché solo chi non fa non sbaglia mai. Il complimento più bello che hai ricevuto nel tuo percorso politico? La disponibilità verso le persone. La critica più cattiva che ti hanno fatto? Di essere un opportunista. Hai mai fatto preferenze? Mai. Ascolti i consigli dei tuoi elettori? Sempre. Con i consiglieri di minoranza in che rapporti sei? Buoni. Ci andresti a pranzo insieme? Ma perché no? A noi lo puoi dire. C'è qualcuno nella politica locale che non sopporti? Nessuno. Con tutti c'è un buon rapporto di leale collaborazione. Come nata la passione per la politica? Dal desiderio di cambiare le sorti della mia comunità. Ti sei mai candidato per altre elezioni? Mai. Rifaresti nuovamente lo stesso percorso? Lo stesso identico. Ci sono stati momenti in cui hai detto mollo tutto? Mai. Le caratteristiche che deve avere un buon politico? La determinazione, la concretezza, la disponibilità verso le persone e soprattutto il forte attaccamento verso il territorio. Meglio la politica di oggi o quella di qualche annetto fa? Preferisco la politica del domani, la bella politica del domani. Vogliamo conoscere anche il tuo pensiero. Come mai secondo te i giovani non si avvicinano alla politica? Perché i giovani sono stati usati sempre come slogan, mai come risorsa vera di crescita di una comunità. E di chi pensi sia la colpa? Di un modo sbagliato di concepire la politica. Pensi che nel nostro territorio ci sia qualche giovane adatto a candidarsi? Ce ne sono tanti. Manda un appello ai giovani che vogliono intraprendere la carriera politica. Ragazzi, questo è il momento di compiere una grande scelta. Tocca a voi. Anche se sappiamo già la risposta, ma noi te la poniamo comunque. Pensi di candidarti in futuro a sindaco? Sì. Ritornerai ad essere nostro ospite? Ma sicuramente. Ora saluta G-Station Cilento Castellabate e invita le persone a seguirci. Un saluto affettuoso e grazie per avermi coinvolto in questo spettacolare progetto. Siete veramente bravi. Seguite G-Station Cilento. Ciao Domenico.